Eccoci qua. Sono dei bugiardi, raccontano le cose in modo diverso da come sono e si trovano sempre più inguaiati, vittima della loro demagogia. Allora, sto parlando naturalmente della vicenda dei tunisini che scappano da tutte le parti. Avevano raccontato che in Italia l'emergenza era quella dei profughi libici. Salvo che dopo aver fatto un piano per 50.000 persone, suddivise in tutte le regioni, si sono accorti che di profughi libici non ce ne sono proprio. La questione invece dei tunisini, definiti dal ministro clandestini, è stata affrontata con lo slogan «Vanno rimpatriati». Bene, rimpatriateli allora. Ma non è mica successo. Siccome tra il momento in cui sono a Lampedusa e il momento in cui, non si sa quando, verranno rimpatriati, passa del tempo e da qualche parte in Italia bisogna mettere queste persone, questi sfortunati che cercano fortuna venendo in un paese molto più ricco del loro, e allora l'idea è quella di creare delle mega tendopoli. E dove? Lo decide senza consultare nessuno il ministro. Qualcosa a Torino. Si sta parlando anche di Padova, si parla di Brescia, si parla di altre città. Tutti i presidenti di regione, soprattutto i leghisti, fanno finta di non sapere niente, urlano: no, da me no, voglio i profughi, quelli che non ci sono, non voglio i clandestini, ovvero i tunisini. Tutti raccontano enormi bugie, ma la verità è che se dobbiamo per un periodo tenere dei tunisini in Italia, da qualche parte bisogna metterli. E allora il ministro deve dire dove, per quanto tempo, con che soldi, con che meccanismi per impedire che fuggano da tutte le parti. Perché come tutti i problemi, anche questo deve essere governato. Non si governa a chiacchiere, le tante chiacchiere che abbiamo sentito in questi giorni. Caro Ministro, è ora che davvero si finisca questa farsa, te lo dico con schiettezza e te lo ripeterò martedì. È ora che il problema sia affrontato con razionalità, con umanità, con serietà. E se si continua così, nessuna di queste condizioni verrà rispettata. Avremo il fenomeno non governato, i cittadini tunisini in giro per tutta la penisola e per tutte le città, problemi enormi di ordine pubblico, di paura della gente che voi avete allarmato più del dovuto. È ora di finirla con questo modo di fare. Chiediamo un piano serio, chiediamo di collaborare ad un piano che distribuisca le persone in modo uniforme nel territorio, chiediamo di affrontare questa emergenza con serietà e con rigore. Basta chiacchiere, basta propaganda.